Lui non accettava che la relazione venisse scoperta. Non è vero che l'ho calunniato. Ho fatto il nome della persona che era presente quella mattina, in quell'appartamento. Eravamo io e lui. Il signor Stival era in quell'appartamento insieme a me. Io a casa non avevo telecamere, ma lui era presente. Dall'inizio e per un lungo periodo non ricordavo quello che era accaduto. Collocavo gli spazi in quell'attimo con ricordi precedenti a quella giornata. Ho accompagnato mio figlio a scuola. Sì, era quello il mio ricordo. Non mentivo. Poi, quando mi è stata data la possibilità di andare al cimitero sulla tomba di mio figlio, è emerso un ricordo. Con l'andare del tempo, i ricordi si sono aperti e quando ho ricordato tutto, non è stato difficile dirlo. Queste parole sono state pronunciate da Veronica Panarello, la madre condannata in via definitiva a 30 anni di carcere per l'omicidio del suo bambino, Andrea Loris Stival, di 8 anni. La donna, secondo la sentenza dei giudici, il 29 novembre 2014 strangolò il suo piccolo utilizzando delle fascette in plastica. Questo tragico evento ebbe luogo nella loro residenza a Santa Croce Camerina, Ragusa. Durante il corso del processo, la signora Panarello ha costantemente negato di aver commesso l'omicidio di suo figlio, sostenendo che fosse il suocero, Andrea Stival, padre del suo ex marito Davide, il vero responsabile. Come avrete notato e come ha ribadito fino all'ultima udienza, Veronica sostiene di aver avuto una relazione con il suocero e che sia stato lui a strangolare il nipotino. L'ipotetico movente sarebbe stato che il piccolo aveva scoperto questa relazione e minacciava di raccontare tutto al padre. In seguito alle accuse avanzate dalla Panarello, le autorità giudiziarie hanno avviato un'indagine su Andrea Stival come procedura standard, ma successivamente hanno archiviato il suo caso in quanto non è emerso alcun elemento a suo carico. Di conseguenza, è stata presentata un'accusa formale di calunnia nei confronti di Veronica Panarello. In data 17 settembre 2021, la donna è stata condannata in primo grado a 2 anni di reclusione anche per questo reato. Recentemente il verdetto è stato confermato in appello. Andrea Stival ha subito un danno incalcolabile a causa delle false accuse di Veronica. Soprattutto sui social media, è stato immediatamente dipinto come un mostro e la sua vita è stata completamente sconvolta. Aveva appena perso il nipotino che amava più di ogni altra cosa al mondo e alla sua già immensa tristezza per la morte del bambino si sono aggiunte le ingiuste accuse provenienti dalla sua ex nuora. A causa di queste accuse infondate, per mesi non è stato in grado di trovare un lavoro, portandolo a prendere la dolorosa ma inevitabile decisione di trasferirsi lontano dalla Sicilia. Per un certo periodo ha vissuto nel nord Italia. Durante quel difficile periodo ha gentilmente concesso un'intervista, nella quale ha condiviso i suoi pensieri e le sue emozioni. Di seguito ecco quanto ha condiviso. Veronica Panarello ha detto l'ennesima bugia. Io non devo dimostrare più niente a nessuno. Ci sono 3 sentenze che chiariscono come sono andati i fatti. L'unica cosa a cui penso sempre è quell'angioletto che non c'è più. Ma la mia coscienza è pulita. È stato fatto un grande lavoro per ricostruire tutto e accertare le responsabilità. Non mi feriscono le parole di Veronica. Vorrei poter vivere la mia vita serenamente dopo tutto il male che ho subito e mettere la parola fine a questa storia, nient'altro. Secondo il verdetto di tutti i giudici, Veronica Panarello è stata ritenuta unica responsabile della morte del suo bambino. Nelle motivazioni della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione alla fine del 2019 si può leggere: la Panarello ha depistato le indagini, coperto le tracce e si è disfatta del cadavere del figlio. Era lucida. La donna ha cercato in ogni modo di incolpare altre persone, arrivando persino ad accusare i giudici di non aver svolto adeguatamente il proprio compito. Questo nonostante il fatto che dopo l'omicidio avesse fornito una versione completamente diversa rispetto a quella che sta sostenendo oggi.
Inizialmente aveva dichiarato di aver accompagnato Loris davanti alla scuola la tragica mattina del 29 novembre 2014. Durante le indagini aveva persino simulato problemi psicologici nel vano tentativo di evitare il processo, ma è stata smentita dagli psichiatri. Tornando alla sua condanna per calunnia, l'avvocato Francesco Villardita, il suo difensore di lunga data, ha commentato in modo breve e conciso: aspettiamo le motivazioni della sentenza che la Corte dovrebbe depositare fra 90 giorni. Le studieremo e vaglieremo il ricorso in Cassazione. Sulla questione, Veronica non ha intenzione di tornare sui propri passi. Ammette di aver aiutato il suocero a gettare il cadavere in un canalone, ma nega di essere un'assassina. È stato lui a strozzare Loris. Per Veronica Panarello, i procedimenti legali sembrano non avere mai fine. Dopo aver concluso il processo per l'omicidio di suo figlio, su cui la Corte di Cassazione ha già emesso una sentenza definitiva, e mentre attende l'ultimo grado di giudizio nel processo per calunnia, c'è un altro procedimento ancora in corso. Quest'ultimo riguarda le minacce di morte che la donna aveva rivolto precedentemente al suocero durante un processo in tribunale. Appena dopo la lettura della sentenza d'appello, che aveva confermato la sua condanna a 30 anni di carcere, Veronica Panarello si era scagliata contro Andrea Stival. «Sei contento adesso? È colpa tua. Ti ammazzo con le mie mani quando esco». Veronica prova a ridimensionare quelle intimidazioni. «Erano frasi generiche. Non erano rivolte ad Andrea Stival. Non ho nemmeno fatto il suo nome. L'obiettivo principale è evitare una condanna aggiuntiva». In questo procedimento legale, l'uomo in questione non ha neanche scelto di costituirsi parte civile, dimostrando la sua stanchezza di dover frequentemente affrontare le aule di tribunale. Aveva detto: «Ho raccontato ai giudici tutto quello che è successo in aula, quando Veronica Panarello si è rivolta a me minacciandomi. Ho ripetuto le frasi che tutta Italia conosce. Ho riferito chi c'era quel giorno, la circostanza in cui sono state pronunciate quelle parole e tutto ciò che ricordavo. Adesso però voglio lasciarmi questa storia alle spalle». La denuncia nei confronti di Veronica è partita d'ufficio. Non sono stato io a presentarla. Esco da questa scena in cui non sarei nemmeno mai voluto entrare. Esco per riprendermi la mia vita, consapevole che questa storia mi resterà sempre attaccata addosso perché ho perso mio nipote. Non cerco vendetta, né scontri. Ho già subito abbastanza. Voglio essere lasciato in pace. Veronica Panarello è attualmente detenuta nel carcere di Novara. È stata trasferita qui dopo aver trascorso un periodo nel penitenziario di Torino, dove ha ottenuto una qualifica di operatrice sociale con particolare attenzione al mondo dell'infanzia. Questa situazione rappresenta una singolare ironia del destino, poiché è stata condannata per uno dei reati più atroci, l'omicidio del proprio figlio.